dicono che il loro sistema è diverso dal nostro, che il matrimonio è fatto dell'unione dei due e della convivenza dei due e che generalmente sono in età fertile molto giovani che cominciano. Loro non ravvisano il reato. No, che non ravvisano il reato se è una creatura che deve nascere. Perché è un reato far nascere un bambino? Ma la mamma ha 13 anni. Ho capito questo. Allora, noi secondo legge ne facciamo reato, ma secondo la modalità naturale di avere un bambino e di educare un bambino e far crescere un bambino, non c'è nessun reato da un punto di vista di dare la vita. Se noi guardiamo la differenza di età, perché ho sentito già lo scandalo per la differenza di età, di differenza di età, in età matura o in età anziana o in età anche più giovane, ce ne sono dappertutto. La seconda cosa che chiedo è a che età cominciano le prime esperienze sessuali di tutti gli adolescenti? Perché siamo dentro un mondo che è in grande movimento e la età dei giovani è molto anticipata rispetto a una volta. Scusatemi però, e a 40 anni, cominciare ad avere il primo figlio a 40 anni, che cultura è oggi? Posso fare un esempio da prete? Quando parliamo di Maria e parliamo della concezione del bimbo di Maria, parliamo di una ragazza di 13 anni? Mamma mia! Ma qui ci vuole un corso accelerato di teologia, di Bibbia. Mamma mia, ma. Vuole l'esorcista, no, cioè Maria per giustificare, ma Don Bizzotto, su, ma fatti un pippotto, su, prego, dai. Ma io voglio.